La pausa è finita, il Natale è stato festeggiato bene, con allegria e positività dopo il colpaccio di Crotone, ma ora è tempo di agire in casa Wessi Avellino. La ripresa della squadra è fissata per domani pomeriggio allo stadio Partenio Lombardi, ma prima ci sarà un confronto al Belsito Hotel tra Giorgio Perinetti e Michele Pazienza. I due si sono già sentiti al telefono, in questi giorni, ma ora è tempo di mettere tutto nero su bianco. L'avallo di Angelo D'Agostino, che è pronto a nuovi investimenti, già c'è. Il mercato sarà di riparazione con qualche innesto, 3 massimo 4, dipende da alcune uscite e senza rompere gli equilibri. Il primo volto nuovo alla ripresa sarà quello di Daniele Liotti, che sarà già disponibile per il match del Francioni contro il Latina dell'Epifania. Il 29enne ex Regina, essendo svincolato, ha firmato un biennale con opzione per il terzo anno in caso di promozione in B. È un vero jolly, visto che potrà giocare a sinistra al posto di Tito, ma può essere impiegato pure da braccetto sinistro da interno di centrocampo. L'altro nome sulla lista di Giorgio Perinetti è quello di Alessandro Garattoni, capitano dei rossoneri del Foggia. Il 25enne nativo di Cesena, già sondato la scorsa estate con un vincolo fino al 2025, appunto col Foggia, non è più ritenuto inamovibile. La sua auto è stata incendiata 2 volte ed è stato uno di quelli più presi di mira durante le contestazioni degli ultras pugliesi. L'Avellino non è l'unica squadra a essere interessata all'esterno destro, ma Perinetti, per l'entourage del calciatore, rappresenta una vera garanzia. Prima della fine dell'anno intanto è previsto un confronto col Foggia per capire se asseconderà o meno la volontà di Garattoni ad andare via. A centrocampo l'altro nome caldo è quello di Gaio Capomaggio, argentino classe 97, che il tecnico Michele Pazienza ha avuto a Cerignola e che stima molto. Dopo l'incontro di domani tra i due il quadro sarà più chiaro, l'obiettivo di Perinetti è puntare su giocatori pronti che possano arrivare quanto prima per essere subito a disposizione dell'allenatore di San Severo. L'operazione rincorsa infatti non può aspettare.